E in tutti gli incontri che io ho avuto, persistenti, costanti, continui, molteplici, mai il Dalai Lama ci ha chiesto di isolare la Cina. E neanche adesso lo chiede, anzi ha chiesto altro, ha chiesto venite di più, venite a milioni. Venite, ripetete e dite. Ricordiamo sempre che il rapporto tra il dragone e l'aquila, tra la Cina e gli Stati Uniti, è un rapporto estremamente complesso, un rapporto in cui la bilancia commerciale americana è profondamente sbilanciata e tutti i dati, ogni volta che li leggiamo, fanno impressione, ogni volta di più è sbilanciata nei confronti della Cina. La maggiore catena di distribuzione commerciale americana, Walmart, acquista completamente tutti merci cinesi che vengono poi distribuite in tutti gli Stati Uniti e quindi è difficile ipotizzare un'inversione di tendenza. Dall'altro lato la Cina, grazie alle sue grandi quantità di riserve in valuta pregiata, investe in acquisto di buoni del tesoro americani e quindi la Cina di fatto sta in qualche modo contribuendo al debito pubblico americano, consente il mantenimento della situazione e dell'economia americana. China beschuldigt de Dalai Lama ervan het brein achter de protesten in Tibet te zijn. De monniken zouden aan de rellen hebben meegedaan.